eccomi qua con una nuova ricetta. Questa ricetta è io sono sempre in area esosta, quindi se ci sono rumori di persone che parlano, che passano, camion e cose del genere, è perché voi sapete, i camperisti lo sanno, non nelle aree esoste non c'è sempre silenzio. Quindi ritorniamo alla nostra ricetta. È una ricetta di origine araba che io ho rivisitato per i gusti un pochino più europei, però l'origine è quella. In Spagna c'è molta influenza araba, in molte cose le ritroviamo, poi magari un'altra volta vi farò alcuni esempi, e quindi la ritroviamo anche nel modo di mangiare e nei sapori. Questa è una ricetta che è molto fresca e saporita, e c'è la menta, lo zenzero e il lime e il limone confit, che è veramente, il limone confit è qualcosa di veramente arabo. Adesso vediamo gli ingredienti. Dunque, abbiamo delle cosce di pollo, poi abbiamo un limone confit, un limone di cui ne useremo soltanto la metà e il succo, un pomodoro, una cipolla, un pezzetto di zenzero che useremo grattato, uno spicchio di aglio fresco, un cucchiaio di olio, sale, menta e peperoncino secondo i gusti. Adesso io preparerò la mise en place o la linea, come vogliamo chiamarla, e poi ci rivediamo. Ho preparato tutti i miei ingredienti. Allora, ho preso il pollo, gli ho tolto la pelle e l'ho fatto a pezzi. Ho grattato lo zenzero, vedete, ne è venuto fuori un cucchiaino. Ho tagliato la menta, ho qui circa 15 foglioline di menta, e l'ho tagliata fina. Ho spremuto il limone confit e il mezzo limone fresco. Il limone confit, attenzione, è molto salato, perché come si fa in confit? In confit si fa mettendolo a mollo nell'acqua salata, quindi è molto molto salato, bisogna stare attenti quando si sala. Si usano soprattutto il succo quando si preme e poi la buccia, che io preparo in questa maniera. Praticamente taglio a pezzi e poi tolgo la parte della polpa. Questa parte qui la eliminiamo completamente. Ho preparato l'aglio, l'ho diviso a metà e ho tolto l'anima. Ho preparato il pomodoro, al quale ho tolto tutta la parte interna, quindi semini e l'acquetta, e li ho fatti a quadratini. Ho preparato la cipolla facendola a pezzetti e ho preparato il mio cucchiaio di olio da aggiungere per iniziare la cottura. Adesso vi faccio vedere con cosa farò questo piatto. Questo piatto lo cucino con la mia padella doppia, perché teoricamente andrebbe cucinato con una tagine. Le tagine sono quelle pentole di coccio che hanno il coperchio fatto a cono sopra. Perché? Perché il vapore praticamente aiuta a cuocere la roba con una certa, il cibo con una certa morbidezza. Io non ho una tagine, in camper sarebbe scomodissima. Per cui uso questa, che comunque per la sua forma mantiene il vapore dentro, e userò le mie pinze per muovere il mio pollo. Sto facendo soffriggere la cipolla nella padella, e come vedete adesso è un po' trasparente, e così deve essere, fuoco vivo, e metto il mio pollo a pezzi. Lo faccio rosolare quel tanto che basta perché sia un po' abbrustolito intorno.
il mio pollo, come vedete, è abbrustolito. Le cipolle sono pronte. Aggiungo l'aglio, il succo del limone e del limone confit che ho insieme qua dentro. Aggiungo le bucce del limone confit. Aggiungo il pomodorino tagliato a pezzettini. Aggiungo lo zenzero, la menta, circa un bicchiere di acqua, un po' di sale. No, il sale lo aggiungo dopo, perché come vi ho detto il limone confit è molto salato, quindi prima di aggiungere il sale arriverò a cottura. Aggiungo il peperoncino che a me piace e quindi ce ne aggiungo dei pezzettini. Mescolo. Abbasso il fuoco. Copro e lascio cuocere per una mezz'oretta, controllando che l'acqua sia sufficiente e che non ce ne sia necessità di aggiungerne un poco. Lasciamolo cuocere. Il mio pollo è cotto. Io alzo, come vedete, il fuoco, il fumo, il vapore è rimasto dentro la padella e quindi l'ha lasciato morbido. A questo punto assaggio e nel caso aggiusto di sale, perché di sale ce lo mettiamo, non tantissimo perché comunque il limone è forte. Tolgo i miei due pezzettini di aglio, spengo e adesso vado a preparare il mio piatto. Il mio piatto è pronto, avete visto tutte le fasi della preparazione, è un piatto dal sapore molto fresco ma anche forte. Lo potete servire con del riso bollito, il sugo può condire il riso, oppure con delle verdure, delle patate lesse, oppure con delle carote, delle verdure in insalata. È un piatto che si può servire tranquillamente con un contorno di verdure, anche se poi ci sono tutte queste verdurine insieme. Io vi auguro che questo piatto vi piaccia, lo potete trovare anche sul mio blog che è cucinadacamper.it e troverete il link sul Instagram. Buon appetito e alla vostra!